Signore e signori, buonasera. Ci troviamo dietro le quinte della Convention Hall di Brandedelphia, dove è già iniziato il concerto di uno dei più prestigiosi gruppi del momento, The Cow. In italiano potremmo tradurli con vacca. La formazione è ormai notissima: Brian Kelvin al basso, ex pianista dei Brubel, poi passato nel 1949 agli allora celeberrimi Ruttos, dopo un breve tirocinio come anestesista al St. Paul Hospital. Brian Kelvin passava con i Blue Vomits come percussionista e lo vedremo poi al sax baritono e successivamente alla viola d'amore con i Bobolons. Dopo 3 anni di permanenza con i Bobolons, in seguito a una pericolosa frattura della trachea, Brian Kelvin si suicida il giorno di Natale. Ecco ora sul palco Terry Lilium al violino, ex chitarrista dei Conats, ex guardiaspalle di Robert, suicidatosi come noto per una dose eccessiva di Coca-Cola, ex arrangiatore del gruppo dei Moscardines, con i quali rimase dal 1974 al 1970. Terry Lilium, oggi considerato il numero uno dei violinisti, si suicidò nel 1969 dopo un grave shock subito durante il Giro d'Italia. Nella formazione sentite Bunny Pepper, che dopo innumerevoli tentativi di suicidio è riuscito finalmente a mettere in atto i suoi folli propositi gettandosi dal 59esimo piano di un grattacielo in fiamme dopo aver ingerito ben 16 kg di arsenico puro. Ex batterista dei Nervous, ex trombonista dei Papa Thralls, autore del celebre minuetto di Boccherini, Bunny Pepper si è imposto all'attenzione del suo pubblico dopo la sua conversione alla religione shintoista. Ora The Cow basa la sua aggressività sul talento di Baby Baby, ex arpista dei Tartuffs, ex braccio destro di Frank Boblin, suicidatosi nella primavera del 1973, nell'autunno del 74, nei primi giorni del 75, e ora è sepolto nella Cappella Sistina. Baby Baby, che ora ascoltate in sottofondo, è oggi il più prestigioso timpanista vivente, dotato di bacchette al titanio, e riesce a raggiungere la velocità di 13.960 percussioni in meno di 55 secondi ed è stato insignito prima del suo recente suicidio della prestigiosa medaglia in si bemolle maggiore. La spettacolare timbrica che ascoltate è frutto della collaborazione di una delle colonne del gruppo, Albert Boss, suicidatosi recentemente, e il suo braccio destro Elton Birbetta, di origine italiana, ex basso tuba dei Melvins, ex triangolista dei Bourbons, in seguito passato ai Rolling Stones come taxi driver, infine stabilizzatosi a Frosinone, suo paese di origine, dove nella primavera del 76 si è suicidato per disperazione e noia profonda. Ma il componente più prestigioso del gruppo è senza dubbio Checca Bella, un keniota di 29 anni con terrificanti precedenti penali, già condannato a 20 anni, evaso dal carcere di San Sestino, ex organista degli Staff, ex violoncellista della Filarmonica di Clarkville, ora armonicista dei Cao. Checca Bella è recentemente scomparso in seguito al suo suicidio commesso alcuni mesi fa in California, dove possedeva un'azienda agricola underground. Infine il cantante dei Cao, oggi assente a causa del suo recentissimo suicidio dovuto alla sua perniciosa attrazione verso l'alta tensione. Black Pipe, tutti ormai conoscono il suo nome, è stato ex pianista degli Stocks, dei quali era anche assicuratore incendio e furto con un massimale di 100 milioni. Black Pipes è stato anche consigliere spirituale dei Nothings, che ancora oggi rimpiangono i suoi preziosi consigli, accordatore di quasi tutti i pianoforti a coda dello Stato di New York e infine primo corno con l'obbligo del secondo controfagotto nell'Orchestra Sinfonica di Berlino Nord. Sperdutosi durante una tournée negli Appennini tosco-cubani, Black Pipes è ora presente con ben 16 esemplari nel Museo delle Cere di Stalingrado. In questo momento Stan Bilbao, leader del gruppo The Cow, specialista in turpiloquio, in playback, tenterà un suicidio di gruppo in diretta alla fine del brano. Vediamo. Ecco. Il gruppo The Cow ora non esiste più.